ai nostri microfoni Mister De Sousa. Oggi una partita al Cardio Palma, te l'aspettavi così? Non aspettavo, però un grande test nel mio cuore. Ho visto oggi che mio cuore sta bene, mi fa bene. Mi sono piaciuto tanto la partita, fino alla fine abbiamo creduto lì, ultimo minuto, ultimo secondo, come ho detto prima lì in spogliatoio. Dobbiamo venire e giocare qua, non è facile uscire di Sassari, una viaggio lontanissima, però abbiamo fatto bene, la società si è impegnata, siamo fermati lì a Cagliari per mangiare, tutto con una struttura e alla fine si ricompensa con questa bella vittoria. Sono contentissimo e spero adesso lavorare per la prossima partita. Vorrei fare i complimenti a tutti i miei giocatori e anche alla squadra avversaria che ha proporzionato oggi per il bello pubblico che aveva qua, un bel spettacolo, e quem vince com questa coisa é o Calcetto, o futsal da Sardegna. Un'immagine trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube di una partita di altissimo livello, un livello che in C1 ultimamente è difficile vedere. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto con grandi individualità e poi alla fine, come sempre capita, l'episodio decide il risultato finale. Infatti io sono contentissimo, anche perché io sono venuto qua anche per lasciare questo legato di fare la mia squadra giocare futsal. Ieri sono andato a vedere una partita di C2 e mi dispiace perché quello non è calcetto. Io voglio vedere la squadra giocare futsal, siamo qua per fare la squadra giocare futsal e oggi abbiamo trovato una squadra che gioca futsal insieme a noi. Io sono contentissimo di questa cosa, questo è il nostro sport, calcetto futsal. Mister, una replica di un risultato come l'anno passato, terza giornata in quel di Elmas l'anno scorso, Elmas capolista, Icnos Corsara. Qua a Domus oggi stessa identica cosa, qual è la ricetta magica per poter ottenere il 210% da questi ragazzi che tutta la settimana sudano per il risultato finale? La storia si ripete, né? L'anno scorso Elmas, quest'anno Domus, non c'è niente da dire. Io come non sono scaramantico ho cambiato la tuta. Era preoccupato perché non era con la tuta che uso sempre, però questa tuta ha portato fortuna, ma alla fine non frega niente perché alla fine devi giocare e devi vincere. L'importante è che abbiamo vinto, sono contentissimo, adesso so festeggiare. Adesso appunto la squadra festeggerà questo importantissimo risultato che, ricordiamo, riapre il campionato che fino a oggi vedeva il Domus primo in classifica e imbattuto fino a questa gara. E con questa intervista di Mister Euricco chiudiamo le interviste post gara e diamo appuntamento a sabato prossimo alle ore 20 al Pala Santoro per un'altra diretta e altre tante emozioni date da questi grandi giocatori dell'Icnos Sassari. Un bacione a tutti.